Buonasera a tutti e benvenuti al nostro primo video in italiano di Corsani, il primo di una serie che vogliamo da oggi intraprendere riguardo le penne stilografiche, ovviamente, ma tratteremo argomenti un po' scomodi. Le abbiamo voluti chiamare le verità scomode perché vi racconteremo alcune cose. Più che altro sarà una chiacchierata, non la solita recensione con la penna, quelle le faremo comunque, ma vogliamo discutere con voi dell'argomento principale, della passione che abbiamo in comune, cioè le penne stilografiche, come scrivono, come sono fatte, i materiali, la produzione interna e ovviamente i vari attori che sono sul mercato, le varie fabbriche e marche di penne che non sono tante ma che conosciamo tutti molto bene, quelle più importanti e storiche. Quindi parleremo di alcuni segreti, di alcune piccole notizie e curiosità che non sono di comune conoscenza. E quindi di conseguenza oggi avevamo pensato di iniziare da inevitabilmente dalla numero uno, non nascondiamoci che è la numero uno, ovvero sia Mont Blanc, e da lì ci darà il là per affrontare varie tematiche. Inizierei parlando proprio della domanda che chiunque venga al negozio ci fa sempre. Io mi trovo in difficoltà nell'immediato perché la risposta necessita di essere strutturata in una maniera complessa e non in pochi minuti. E la domanda che ci fanno sempre è: ma perché la Mont Blanc costa così tanto? Esatto, e non solo. E soprattutto ci chiedono: ma la qualità vale quel prezzo? Esatto, e tentiamo di dare una risposta tutti quanti assieme, a partire da Claudia, che è più neofita, quindi potrebbe fare la parte dell'ipotetico cliente che viene perché ancora non ha una conoscenza completa di tutte le marche, fino a un'addetta al settore da diversi anni come Patrizia. Perché Mont Blanc costa così tanto, ad esempio, secondo te? Perché comunque utilizza delle materie pregiate esatto. Rispetto a tante altre case. E comunque le sa anche trattare molto bene. Innanzitutto prendiamo ad esempio la resina, è una resina nera che sembra una cosa più semplice di questo mondo, però invece alla fine risulta molto più brillante, tanto che loro la chiamano resina pregiata, perché utilizzano delle tecniche, degli strumenti per renderla tale. Secondo te, Claudia, ti convince questo discorso dalle tue... Lei, Claudia, è con noi da un mese e mezzo. Per quello che hai vissuto in questo mese, che idea ti sei fatta? Beh, è sicuramente una casa storica, quindi... e comunque ha, appunto, come diceva Patrizia, le materie, diciamo, giuste su cui lavorare. Hanno anche magari una certa esperienza, anche proprio come tecnici, penso. Però appunto io sono nuova, quindi potrei benissimo essere io a fare le domande. Ok, tentiamo di mettere insieme queste motivazioni, queste ragioni che sono tutte valide, però molti di voi sicuramente potrebbero controbattere: ma le materie che utilizza Mont Blanc non sono così differenti da quelle degli altri marchi concorrenti da giustificare un prezzo così esorbitamente alto rispetto a quello degli altri marchi. Quindi cosa c'è sotto? Ci deve essere quell'altro? Si tratterà solo del brand? Molti ci dicono: vabbè, ma quella noi paghiamo la stellina. Sei d'accordo? C'è anche la stellina che vale tanto, e comunque non sono del tutto d'accordo, perché ci sono vari materiali in giro, quindi c'è anche una vasta gamma di scelta tra queste, parlando di resine, parlando di finiture, quindi sì, capisco la qualità, il prezzo secondo me è giustificato. Ok.
C'è da dire poi che comunque il fatto di pagare una percentuale per un brand che si è affermato dopo più di 100 anni di storia è qualcosa di giustificato, soprattutto nel momento in cui ha creato un'azienda dietro come quella di Montblanc, che è enorme. Il leader ormai nel settore. Il leader nel settore, ma è anche un'azienda proprio in proporzioni molto più grande delle altre concorrenti sul mercato, e quindi insomma muove tutta una serie di prodotti e di, per non parlare della pubblicità che fa di continuo su vari canali, che ha un costo molto importante da sponsorizzazioni e testimonial e quant'altro, che inevitabilmente si ripercuote sul prezzo finale, certo, della penna. Ovvio. Però quello che credo ci teniamo tutti a sottolineare rispetto alla moda imperante che induce ogni qualvolta c'è un brand che la fa da padrone ed è monopolista a cercare di minimizzarlo e dire vabbè, ma ce ne sono tanti altri, la qualità non è così alta, si fanno pagare solo per il nome e quant'altro. Oggi credo che siamo tutti d'accordo nel dire, e specifico oggi più che un po' di anni fa, questo secondo me non è vero, perché abbiamo avuto modo di avere negli anni dei prodotti in mano che abbiamo testato noi stessi, sì, personalmente di Montblanc, che hanno una qualità eccezionale ed altissima. Eccellente, sia proprio in termini di design, sì, che sono superiori veramente a quasi tutti, sia in termini appunto di materiali, o se non solo di materiali, di come vengono poi utilizzati, di come vengono lavorati, che non è comune, e anche poi in termini di presentazione e di qualità finale, anche in performance delle penne stilografiche, che sono eccezionali. Beh, è diventata la loro forza, la qualità comunque. E anche qui, parlando di performance della penna stilografica in particolare, sono sicuro che mi sconto con quelli che ci stanno guardando, che conosco in parte quello che pensano, e quindi da voi io già le sento le voci. Le senti tu? Mm. Che dicono? Vediamo se le senti come le sento io. Che dicono? Che è soltanto appunto una questione di brand, che magari... No, che stanno quelli che stanno a casa. No, ma io sono a Montblanc e non scrivo niente. È quello, perché... No, ma ne ho provate due, perdevano. Vero, ma scrivono male, si inceppavano. E poi l'ho portate a far riparare e mi sono ritornate che scrivono male come prima. Quindi, sì, ma dove sta questa qualità? Allora, tutto vero, ma bisogna circostanziare, perché ci sono vari periodi. Innanzitutto vari periodi. Sì. Ma prima di tutto c'è la mole di penne che sono sul mercato. Montblanc vende, se Montblanc vende 100, un altro marchio, il primo marchio concorrente, vende 10. Quindi la distanza, siamo in questi termini, quindi è inevitabile che sul mercato ci sono molte più penne Montblanc di quante non ce ne siano di altri marchi, e statisticamente parlando ci saranno più penne difettose in giro. Ciò non vuol dire che in percentuale statistica non valga per ciascuno dei marchi nella stessa misura. Due, oggi c'è una qualità, c'è il settore di post vendita e di controllo qualità di Montblanc ha raggiunto dei livelli molto alti, e lo diciamo da utilizzatore, da utilizzatori, sì, perché ultimamente negli ultimi anni non ricordo quando, soprattutto che noi li testiamo tutti i giorni, io a queste due poverine qui ogni volta che viene venduta una penna da noi, sia in loco che quando le spediamo nelle vendite online, le testiamo, le proviamo. Sì. E quelle che si sacrificano a questo scopo sono loro due, insieme a me ovviamente, e spesso ci interfacciamo. Se io sento qualcosa che non va, non sono convinto, la faccio provare a Claudia, Claudia la fa provare a Patrizia, e viceversa. E quando tutti e tre abbiamo raggiunto, o quattro perché c'è anche merito a noi, abbiamo raggiunto l'optimum e siamo tutti convinti, la penna parte, e non stiamo scherzando. Con Montblanc, confermo, con Montblanc non ricordo quando è stata l'ultima volta in cui ci siamo fermati, ci siamo guardati e abbiamo detto questa non va, la dobbiamo un attimo rivedere o rimandare alla casa. Quindi controllo qualità oggi eccezionale. Non posso oggettivamente dire la stessa cosa di alcune Montblanc negli anni 80-90. Lì c'erano oggettivamente dei problemi che sono ben noti a
di più, soprattutto agli appassionati. La 146 e la 149, cioè le due penne più iconiche e più riconosciute di Montblanc, quelle più grandi a Santuffo, in particolare la 146 c'era stato un lotto molto importante che aveva dei problemi oggettivi di tenuta d'inchiostro, e anche i pennini qualche volta poteva essere qualcosa che non va. Quindi quando sentite qualcuno che parla male delle penne stilografiche Montblanc, sta parlando sicuramente di una penna che ha acquistato o ha ricevuto in regalo in quel periodo, a cavallo dagli anni 80 e gli anni 90, ma siate certi che non si tratta di una penna che è uscita dai magazzini Montblanc almeno negli ultimi 10 anni, perché oggi l'attenzione alla scrittura di Montblanc è tornata preponderante, cosa che non era prima. E quindi, per chiudere e non dilungarci, in questo nostro primo capitolo relativo alle verità scomode sulle penne stilografiche, vogliamo semplicemente ricordarvi che sì, la Montblanc costa tantissimo, è vero, la Montblanc costa più di tutte le altre a parità, o teoricamente a parità di condizioni, ma le motivazioni che sono dietro a questo prezzo sono tante e non sono semplicemente legate al fatto che state acquistando un brand di lusso di nome Montblanc. Nelle prossime puntate vi intratterremo ancora su questo argomento, perché ci torneremo, soprattutto facendo confronti con le altre marche, parlando delle altre marche, e soprattutto cominceremo ad analizzare degli aspetti più tecnici che ci possano condurre a farvi entrare di più dentro l'utilizzo consapevole della penna stilografica, mettiamola così. Spero non vi siate scocciati, nostro primo video in italiano. Loro due si sono sicuramente scocciate, perché mi avevano detto all'inizio, dico, tu ci fai stare qua così, parli, e poi si è verificato. Però io sono certo che, rispetto a guardare a me da solo che faccio questa lagna, un pochino di più vi siete divertiti. Quindi fateci sapere cosa ne pensate. Ciao. Un saluto. Guarda, sì.